Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, buongiorno YouTube, buongiorno mondo, decisamente. Oggi è una giornata spettacolare, c'è un sole incredibile. Stanotte ha fatto un vento di quelli che proprio sbattevano le finestre, sbatteva tutto quanto, quindi felicissima che oggi ci siamo svegliati e niente vento, però una bellissima giornata di sole con l'aria bella fresca. Fantastico. E allora, oggi è il 28 giugno e giovedì. Ricky è a casa oggi, quindi stiamo anche Fede, appunto, è sotto già che mi aspetta. C'è anche Nala, ci siamo tutti, tutta la famiglia al completo. Stiamo per andare a fare delle commissioni, ma nulla di che. Quindi faremo un giretto dal supermercato dei cinesi perché voglio vedere per delle magliette per me. Tra l'altro oggi ho rimesso questa perché l'ho lavata appunto, ma ho visto che vi è piaciuta tantissimo, quindi l'ho rimessa, mi ha fatto molto piacere che vi sia piaciuta. E niente, quindi insomma vedrò per delle magliette, vedo appunto per dei detersivi che mi servono. Oggi ho legato i capelli un po' in maniera strana, ma perché non ho voglia di fare la coda, ma non ho voglia neanche di averli sulla faccia perché comunque fa caldo, quindi boh, li ho fermati con due mollettine qua sopra, niente di che. Niente, quindi direi che posso scendere anche perché altrimenti mi uccidono. Li sto raggiungendo perché erano già lontani, quindi ok. Aspettate che qua c'è un po' di rumore. Ecco, dicevo che vi devo poi aggiornare su alcune cose. Diciamo, questo è un periodo veramente strano della mia vita che sembra essere superato, però appunto ci tengo, sapete che vi dico sempre tutto, nonostante magari commenti negativi, positivi, non importa. Io sono così, anche se una cosa può, diciamo, non piacere, pazienza, cioè io sono questo, quindi preferisco dirvi le cose come sono. E quindi niente, li vedo là in lontananza, ora ve li faccio vedere. C'è Pedino che mi fa i segnali di fumo. Quindi niente, vi dirò poi più tardi, comunque adesso andiamo a farci un giretto. Eccolo lì. Ciao a Cos'è tutti! sto ciuffo? Ehi, Bah, tu ciuffo! stanno un po' così. Stasera so io. Vabbè. Cosa vuoi fare? Stiamo andando, sentite Nalina come cammina. Guardate Nalina. Tutta felice. 102! 102, ah sì. Fede sa leggere molto bene, quindi ogni tanto legge dei numeri. Siamo arrivati. Entriamo? Vai. Vuole parlare alla radio. Nala! Piantala. Muore, prendi. Pensa che è un gioco. Ho letto dolce Riccardo, amore. Perché era il contrario. Ma scusa, ricordo. Se scrivo un. Vabbè. Lascia perdere, non facciamo Dolce tutto. Riccardo, mi la compra. Vabbè. E invece. E invece. Tan tan tan. Nonno. Walter, sarà per te quella. Esatto. No, vabbè, guardavamo le cornicette. Guardate che belle. Sì. Molto. Bella, però io la volevo bianca, non c'è. Faccio vedere un po'. Guardate che bello quel quadro lì di New Questo, York. bellissimo. Io lo faccio vedere A me così piace perché non questo riesco glitter. a tirarvelo giù. Giuro che cerco di non farvi. Giuro che cerco di non farvi venire il mal di mare, Allora, già. Qua c'è la vetrina estiva con maschera da sub e creme solari. Stiamo aspettando Ricky che sta pagando. E alla cassa io ho Nala e Fedino, sono un po' incasinata. La ballerina. Fede piace la ballerina. che fa lulao. Cosa fa? No, babà. Cosa c'è? C'è anche lo squalo, beh, questo è più bello, eh. Mi sa che aprire la bocca quello. Sì. Bella questa vetrina, tutte le cose da mare. Che voglia di mare. Che belli questi pantaloni. Devo poi prendermi qualcosa da vestire.
E pensavo proprio di prendermi qualche pantalone di questi larghissimi, fatti così, qualche gonnellina. Siamo quasi arrivati. Hercules! Gliel'ho detto, se non me le ha fatte portare le È borse. leggero, poi lei sta pensando a Federico e Nala. Finisce che poi sclerava, inizia a prendere a calci in testa tutti, non era il caso. Occhio all'angolo. Ah, non ci vedo più. Ah, sole. Nala è distrutta. Non riesce neanche più a tirare come fa di solito. E sta dicendo: mai lasciare la mia stradina. Mai lasciare la mia stradina. Come dice Garfield. Allora, stiamo facendo una... Cosa c'è? Via. Una merenda pranzo, perché avendo fatto colazione tardissimo stamattina, dopo questa maxi passeggiata, ci è venuta fame. Amore, tu apri. YouTube, vuoi tu apri? Allora, fai vedere. Questa sicuramente... Ah no, è rossa questa. La prima. Olive. Poi questa qua dovrebbe essere la mia perché è tutta rossa, sì. Due. Poi abbiamo preso due piccoline qua e poi c'è quella bianca per Fede, questa è tua. E ora merendiamo. Prima bevo, cioè veramente abbiamo fatto troppa strada. Abbiamo camminato, vuoi questa? Cosa vuoi? Ah, bevi, Buon capivo. appetito a tutti! Buon appetito! Ciao! Non mi faccio riprendere perché sono senza maglietta. È nudo. No! No, vabbè, nudo. Senza È a maglietta! petto nudo, giustamente fa caldo. Volevo, cioè, potevo anche tagliarmela questa, però è un po' lunghina da mangiare così. Ma noi la spezziamo. Cioè, questo video è un vlog mukbang. Mook, sai che io sto E mookando? bang. È bang. Bravo, hai fatto bene, fa bene bere. Quello che non devi fare è bere troppo se stai mangiando, ma prima di mangiare puoi bere. Poi puoi bere di nuovo tanto dopo un po' che hai finito di mangiare. Si gonfia la pappa nel pancino. Devo ammettere che è più buona la tua. In realtà, grazie, to, questa è già la mia. No. Ma sì. In realtà, io avevo chiesto, è vero. Io avevo chiesto un'altra pizza, una bellissima margherita. Però, poverina, la commessa gli è caduta tutta la teglia mentre la stava prendendo e gli è buona. Io faccio attenta, 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 ma niente, gli è caduta. Tieni, la vuoi? Tagliela. Se qualcuno me ne dà un'altra, me ne mangio tre. No. Stiamo facendo gli scambi pizza. Anche Nala gradirebbe, ma gli fa male. L'ho morsa io, cara. Una sete assurda. Per fortuna ieri abbiamo fatto la spesa dal verduriere e ci ha portato a casa anche le casse d'acqua perché altrimenti non c'era più acqua. Quindi sarebbe stato un dramma oggi, vista la nostra sete. Mi inizio a sentire meglio. Abbiamo detto ci va una roba veloce che arriviamo a casa e mangiamo perché ci sentivamo veramente. Cosa c'è di più veloce di un pezzo di pizza? Vabbè. Due pezzi di pizza. Finiamo di mangiare, poi
Poi dopo vi faccio vedere quello che abbiamo preso da questo negozietto dei cinesi. Ciao! Eccoci qua. Allora, aspettate che tolgo, ok, la cover. Allora, perché così forse sentite anche meglio. Vi faccio vedere cosa abbiamo preso dai cinesi. Allora, abbiamo preso questo ventilatorino per Federico, che la sera ha sempre caldo. Vedete, super silenzioso, quindi per le serate più afose è molto carino. Poi lui piaceva tanto perché ha la forma dell'orsacchiotto. Ovviamente l'abbiamo preso blu, non rosa da maschietto. E voilà, fatto così, molto carino. Lì al negozio era acceso ed era super silenzioso, quindi ci è piaciuto tanto. Poi vabbè, lo Scottex, che eravamo senza. Poi abbiamo preso questa cornicetta Mr. e Mrs. a 2 euro, mi piaceva tanto tanto, e la metterò poi di là sempre in soggiorno. E l'ho trovata molto carina, quindi stampo poi una foto di Mary che ci piace e la metto su. Poi ho preso queste toppe qua perché Federico a scuola ha bucato diversi pantaloni. Purtroppo quest'anno ha passato una fase di gioco in ginocchio. Ce n'era anche un altro, eccolo qua, guardate che carino, estivo. Questo qua è termoadesivo, quindi si appiccica stirandolo, e così ho due pantaloni da salvare dopo. Poi ho preso questa agendina qua, mi piaceva tanto tanto perché la trovo molto fresca, molto estiva, e la voglio utilizzare per, visto che dentro è a righe, aspetta che ve la faccio vedere, tanto la utilizzerò praticamente subito, poi vi spiego anche per cosa mi serve. Allora, aspettate perché un attimo, perché con una mano come sempre, ok, eccola qua, è bella perché è bella liscia, poi mi piaceva un sacco. E vivi la vita nel pieno, insomma, delle cose, credo voglia dire questo, se non erro. E è a righe, quindi io metterò le date e me la compilo un po' come piace a me, anche perché mi servirà più che altro per organizzarmi bene un po' tutto, perché insomma YouTube, gli articoli, quindi mi voglio segnare tutto su questa agenda, non con due G, agenda. E poi c'è questa qui, troppo carina, che me l'hanno presa Ricky e Fede insieme, made with love, quindi fatta con amore, quindi un pensierino con amore che mi hanno fatto i miei due uomini, i miei due ometti. E questa candela rossa che penso non accenderò mai perché è un loro regalo, quindi mi spiacerebbe che si consumi, e la metterò sicuramente di là sulla parete soggiorno. E qua basta. Poi invece in quest'altra busta ho voglia un po' di cambiare, infatti quest'estate cambieremo un po' di cose per la casa, quindi le tende, appena trovo delle offertine le tende. Poi quest'estate dovremmo dare il colore a un paio di camere, quindi cambieranno delle cose, però ci piaceva tantissimo questa tovaglia qua da mettere, di quelle di plastica che io metto per coprire il tavolo perché è un po' rovinato, e ci piaceva questa, ci è piaciuta tanto tanto. Dopo magari, oddio, è caduto qualcosa di là, dopo vado a vedere, e comunque ci piaceva, dopo magari la mettiamo insieme e vediamo come sta. Poi vabbè, carta igienica credo che non vi interessi, comunque abbiamo preso questa qua della Natural Care, che sono veramente belli cicciotti i rotoli, e costava tipo 1,99, quindi pochissimo. E poi guardate chi spunta dal sacchetto, un simpatico riccio, perché abbiamo notato, visto che da ieri che c'è vento qui a Torino,
Ci serve un fermaporta perché noi abbiamo la fortuna di avere una doppia area, quindi abbiamo balconi su entrambi i lati e finestre su entrambi i lati, quindi spesso magari la porta sbatte, si chiude quella di casa, e quindi a 6 euro e qualcosina abbiamo trovato questo bellissimo fermaporta che ha scelto Fede, gli piaceva il riccio, poi tra l'altro per noi è anche abbastanza un ricordo perché una volta qui sotto casa abbiamo trovato un riccio, quindi insomma mi ricorda un po' quella serata anche con Ricky, quindi ho detto ok Fede è andato per il riccio ed è bello pesante, quindi è un fermaporta, c'è anche scritto, quindi anche questo abbiamo preso. Poi cos'altro c'è ancora? Non ricordo. Ah, Fede ha voluto prendere questo apri, come si chiama? Utensile da cucina, non c'è scritto proprio il termine, mi sfugge, comunque è un apriscatole fatto diverso perché quello che abbiamo a volte le latte di Nala della carne le apriamo ma si stacca il gancio, e con quell'altro apriscatole che abbiamo noi non riusciamo ad arrivare per tagliare, per aprire il coperchio, quindi Ricky dice che con questo qua non dovrebbero esserci problemi, quindi abbiamo preso questo a pochissimi euro, sui 3 euro circa. Poi ho preso, guardate che carina, adesso la provo subito, questa cover estiva, visto che mi sto trovando benissimo con questa qua in gomma che ho preso con mia mamma da Bershka di Topolino, questa è la mia preferita per eccellenza, già solo perché l'ho presa con mamma, ma poi comunque è comoda, lo appoggio dappertutto, sta sempre dritto il telefono, anche se sto facendo un video, quindi è la mia preferita, però per cambiare un po', ho visto che questa qua, che okay, via il sacchetto tanto è rotto, era anche questa bella gommata e poi con questo gelatone proprio estiva, quindi per cambiare un po' ora la provo subito. Questa qua 4,90 euro, però veramente bella per iPhone 6. E poi basta, credo. Sì, questo è tutto quello che abbiamo preso dai cinesi. Ho preso un momento tutto per noi, infatti mi sono chiusa in camera da letto, a parte la finestra perché altrimenti non respiro, anche se devo dire si sta bene, non fa troppo caldo oggi. E mi sono presa questo quarto d'ora, 10 minuti per parlare un attimino con voi, perché mi rendo conto che questo è stato un periodo un po' confuso, un po' strano. E almeno per quanto mi riguarda, perché magari su YouTube non è che traspare più di tanto, però è stato un periodo abbastanza di confusione, ovviamente non relativo ai miei affetti, quindi a Riccardo, alla mia famiglia, a Fede o chissà che cosa, no, confusione riguardo magari, oltre al discorso magari articoletti, che cosa fare. Allora, l'unica cosa sicura che è sempre stata nella mia vita è YouTube, quindi questa credo sia la cosa sempre più, insomma, che non lascerei mai, ma non solo per il piccolo spot davanti ai video, o proprio perché amo follemente fare i video, e all'inizio ovviamente li facevo anche, cioè li ho sempre fatti per hobby, poi ovviamente... Ragazze, cioè è un canale piccolino il mio, molto semplice, e come vi ho sempre detto, meglio pochi ma buoni. Però appunto ci tenevo a parlare un po' con voi di questa scelta. Come vi dicevo prima, vi ho fatto vedere l'agenda, la cover col gelato, tutto positivo. Ecco perché ci tengo a specificare questo, la positività. Scusate se sentite i cani abbaiare, ma qui nel cortile abbiamo un cane che fa un po' da guardia, perché appena entra qualcuno lui abbaia. Voi sapete appunto che sarà due settimane, penso massimo tre, forse siamo nella terza settimana in cui sono entrata in Avon. Sono entrata in Avon per lanciarmi in una cosa che potesse nella mia testa sostituire Unique. Io quando sono andata via da Unique, comunque sono andata via in un momento di buio, un momento di estrema confusione nella mia vita. Mi sentivo un po', come vi ho detto anche nel video Avon, io sono andata via da Unique per dei motivi.
quindi non è che sono andata via così. Avevo delle difficoltà in quel periodo e avendo comunque perso il lavoro che avevo prima e appunto appena ho saputo questa cosa mi sono lanciata in Unique perché credevo veramente che fosse la svolta per me. Per chi non ha visto il primo video di Unique ve lo lascio qui sopra così potete capire magari i nuovi iscritti e tutto. Ho sempre creduto che fosse la svolta per me, perché comunque Unique è un'azienda americana che dà veramente grandi possibilità, ma seriamente. E soprattutto a una mamma, donna, casalinga, moglie che è a casa o comunque fa anche un altro lavoro da casa come faccio io, dà una grande possibilità. Perché comunque, a differenza di Avon, ecco quello che ci tengo a specificare. Io e Ricky, perché io e Ricky, essendo una famiglia, prendiamo sempre le decisioni insieme. E ho fatto una valutazione di comodità. Cosa vuol dire comodità? Sono una mamma, ho un cagnolino, ho una casa, ho un figlio di 6 anni quasi, tra pochissimo. E che domani, appunto, va a scuola per l'ultimo giorno, quindi poi inizierà le elementari eccetera, ma questo è un altro discorso, farò poi un video a parte. Però qual è il mio problema? Che io ho dovuto pensare insieme al mio compagno se effettivamente, dovevo pensarci probabilmente prima, perché mi sono resa conto di questa cosa, io come al solito mi lancio poi mi rendo conto dopo, che fare stand, portare i prodotti alle clienti, o anche semplicemente per voi che mi seguite, se qualcuna di voi vuole provare un prodotto, cioè sinceramente ragazze, parlandoci chiaro, io pago la spesa di spedizione, 2-3 euro, mi arriva a casa, poi devo prendere mio figlio, perché comunque è a casa da scuola, adesso è estate, non ho la posta vicino, quindi devo prendere mio figlio, devo prendere il pacco, andare fino in posta e magari spedirlo a una di voi. E no, cioè no, perché per me è molto scomodo. Uno subito dice ok, va bene, però poi effettivamente. E poi tra l'altro si parlava di Shop Avon, diciamo che forse c'è stato un fraintendimento, ma avevo capito che c'era la possibilità che voi su questo Shop Avon potevate comunque fare l'ordine e farvelo arrivare a casa. Invece poi insomma ho scoperto questa cosa un po' dopo, cioè l'ho capita dopo, probabilmente l'ho capita io, perché vabbè, e quindi niente, in ogni caso per me è veramente scomodo, perché io devo pensare non solo al discorso ok, i prodotti costano poco e magari cioè se costano anche meno c'è anche un motivo. Effettivamente ho fatto anche un ordine Avon, voi lo sapete, non voglio assolutamente screditare Avon, perché Avon c'è da tantissimi anni, quindi non, assolutamente non mi permetto eccetera, però parere mio, la qualità, cioè la palette che ho della Unique la trovo molto più scrivente, e ho comprato una palette di Avon della linea MAC che non mi ha dato tutte queste soddisfazioni come me le ha date magari quella lì delle quattro cialde di Unique, che alcuni di voi già conoscono. In ogni caso inizio a stringere perché siamo già a 5 minuti, devo anche andare a cenare, però era giusto per dirvi che appunto ringrazio anche chi di voi mi ha scritto in privato, mi avete scritto sotto i video per dirmi, per farmi notare appunto questa cosa, che insomma ci tenevo a Unique, che Unique sembrava la strada della mia vita, e alcune addirittura mi hanno scritto che in questo ambito ho deluso un attimino, no? Perché ho cambiato. E quindi insomma, per le amanti di Unique, per le amanti delle live, per le amanti dei video che facevo di trucco, vi do appunto la bella notizia che insieme al mio compagno ho valutato la strada più giusta. Quindi io credo sinceramente che un'opportunità come quella di Unique, di lavorare completamente da casa e non dover andare in giro
a portare sacchetti, sacchettini, fare l'ordine, farlo arrivare da me. Cioè, io ho uno shop online, è ancora attivo. Giustamente con il mio compagno ho detto sfrutto questa opportunità, perché un'altra opportunità così nessuna azienda te la dà, di giocare col make up come a noi donne piace, di fare dei live, delle live, dei video trucco. E io sono contentissima di essere rientrata in Unique. Ovviamente non posso più fare Avon, perché per chi conosce già Unique saprà che se fai Unique non puoi vendere altro make up, quindi Avon, ahimè, per quanto mi riguarda è un capitolo chiuso, perché purtroppo, magari per qualche oggettino così, ma non per il make up. E quindi insomma ci tenevo a dirvi questa cosa. Spero che vi farà piacere. Se non vi farà piacere non importa, ma non perché io sia egoista, ma perché la vita è la mia ed è una mia scelta di comodità come mamma, quindi è giusto che io faccia le mie scelte per la comodità mia e della mia famiglia. Poi chi vuole mi segue, chi vuole mi guarda, chi non vuole è liberissimo di, come sempre, cambiare canale o cambiare o non seguirmi su Facebook. La pagina Facebook che utilizzerò per Unique è sempre quella che avevo prima, quindi mi potete trovare sempre come Roberta Bono. Tra parentesi troverete Roby. L'altro mio profilo privato lo cancellerò, perché tanto non lo sto utilizzando, e quindi terrò, non ho, praticamente per me privatamente non avrò più Facebook, perché tanto lo utilizzo veramente poche niente, e così ho un solo profilo da gestire, perché due erano veramente infattibili due mesetti fa. Ho fatto anche un ordinino scusate, ho ordinato una bellissima palette, perché mi avevano mandato uno sconto di 22,50 euro per il mio compleanno, che non avevo visto, quindi appena me ne sono accorta ho detto oh, che bello, che carini e tutto, e quindi l'ho sfruttato, e quindi ho preso con quello sconto grande sia il correttore che una palette che vi farò vedere prestissimo su Facebook. Penso di fare poi anche delle live su YouTube di trucco, quindi insomma ci divertiremo tanto. Voglio prendere questa nuova cosa come un divertimento, come una grande opportunità che associerò appunto al mio lavoro di articolista, e sono molto contenta comunque, quindi spero lo siate anche voi per me, che mi seguiate ancora di più anche su Facebook. Vi chiedo solo una cortesia: se volete aggiungermi alla pagina Facebook, io ovviamente vi lascio tutti i link del caso qui sotto, se avete l'accortezza solo di mandarmi anche un messaggino in privato quando me la mandate, così mi scrivete anche solo YouTube, in maniera che so che siete le tesorine di YouTube, perché purtroppo essendo un profilo abbastanza recente arrivano amicizie fake, falsi, uomini che si travestono da donne, donne che si fanno finta di essere uomini, uno schifo. Quindi se vi va fatemi solo la gentilezza di avvisarmi che siete voi, così io mi fido e vi aggiungo subito. Detto ciò, io vado a pranzare perché Ricky sta aprendo il melone, non vedo l'ora, perché melone e prosciutto crudo per me è un piatto tipicamente estivo. Guardate il mio amore come artistico stasera, fetta di prosciutto crudo. Oh, sì, arrivo sulla fettazza di melone con tanto di buccia sotto, ma è già tagliato, cioè che servizio. Vabbè, vado da Fedina a vedere cosa vuole, e io direi che ora vi salutiamo. Lui è Happy, abbiamo chiamato Happy il nostro fermaporta a forma di riccio, e ora vi salutiamo. Ciao. Mi sta coprendo la scollatura, è proprio siciliano. Comunque noi vi diamo la buonanotte, anzi buon appetito e buonanotte tutto insieme. Fedino saluta. Ciao. Ciao. E ci vediamo super presto con nuovi vlog e nuovi aggiornamenti. Ciao. Ciao.